Allora, l'intervento di Davide è intitolato Introduzione alle Hack del JSS ES6. Davide è uno sviluppatore appassionato e curioso, sviluppa su front-end, back-end e mobile da oltre 10 anni. In passato ha girato un po' tra Italia e Svizzera. La Svizzera com'è? La Svizzera è bella. Noiosa. Noiosa, non avevo dubbi, guarda. E Mauro ha deciso di tornare a lavorare in Campania e penso che sia una cosa buona. E adesso che, insomma, il tempo che monta tutto quello che deve montare e sì, possiamo iniziare con il suo intervento. No, dove faccio? Stacco un attimo che la presentazione. Ok, funziona? Sì. Preferisci questa? Ah sì, che cosa? Ok, ho vizio di camminare quando parlo, quindi questo è meglio. Ok, come mi ha già presentato lui, mi chiamo Davide, adesso lavoro per Taxi Solution. Sono tornato a Napoli, però da circa un anno e mezzo lavoro da casa, quindi potrei lavorare ovunque, ho scelto di lavorare a Salerno. Lavoro da più di 10 anni, ho fatto il conto, sono io 115. Lavoro sia su front-end che back-end e nel tempo libero su mobile. Non ho mai fatto per lavoro, ma ho fatto un'applicazione sul Play Store di Android, sviluppo tante cose che poi più per studio che per motivi reali. Ho fondato insieme a un altro ragazzo che viene in pubblico una community che si chiama Dev Day, un attimo di pubblicità, facciamo degli eventi totalmente gratuiti e organizzati dalla comunità sullo sviluppo del software. Abbiamo avuto diversi ospiti anche da fuori e ad ottobre 28 viene un ragazzo che lavora per NTDB, che è un database a grafo open source. Se volete venire siete benvenuti, non si paga niente, è giusto che stare un po' insieme e avere esperienze anche da fuori. Quindi è una cosa che vi consiglio, se volete sapere un po' di NoSQL o quello di cui parlerà il nostro amico. Finito l'attimo pubblicitario, andiamo a React. React che cos'è? Allora, è una libreria per la UI che, se pensiamo a pattern MVC, quindi Model View Controller, si occupa solo della view. Non viene considerato come tanto un framework, un qualcosa che vuole fare di tutto di più, come spesso stanno uscendo sul front-end e sul back-end. Non è una soluzione completa, è soltanto la V. Questa è soltanto la parte di view. E questa è una definizione ufficiale che ci ha dato il suo creatore, che per molti può essere considerato il male, ma la libreria nasce nel laboratorio di Facebook. Nasce per i suoi prodotti perché avevano, anzi, addirittura nasce in Instagram, poi è stata introdotta in Facebook dopo l'acquisizione perché avevano un problema. Il problema era lo sviluppo del back-end, del front-end che aveva un sacco di bug mentre veniva sviluppato. Non erano contenti di come riuscivano a risolvere i bug, pensavano di avere sotto, andava in produzione del software e ritornava. C'è una vignetta simpatica che gira su internet e girava dove diceva: ah, l'ho risolto, poi usciva da un'altra parte lo stesso bug. Quindi hanno un pochettino invertito le cose per risolvere questo problema. Facebook per l'open source fa una cosa abbastanza intelligente, cioè fa una cosa un po' diversa da molti. Loro non rilasciano subito, loro prima lo testano, vanno in produzione, se la cosa funziona allora rilasciano. Quindi avete garanzia che quello che loro stanno rilasciando non è un qualcosa, un inizio, un qualcosa che è un work in progress, è un qualcosa che è già in produzione e presumibilmente funziona. E che con l'aiuto della community si può soltanto arricchire. Su un'altra tecnologia che hanno rilasciato poco tempo fa un loro architetto, un certo Newman, ha detto che per loro è importante provare prima le cose in casa, essere sicuro che funzionano, e poi rilasciare l'open source, prendersi un altro loro prodotto. È una filosofia un po' diversa, però il caso di React ha funzionato perché in giro di pochissimo tempo, 20 mesi, ha avuto una diffusione nella community JavaScript impressionante, cioè ormai è diventato uno standard di fatto su molti prodotti, molti li cominciano a chiedere, le offerte di lavoro piovono come non mai, è stata una cosa impressionante e personalmente mai vista. Una cosa che piace di React è che è JavaScript.
non vi dovete imparare cose troppo strane o i concetti sono veramente facili, perché l'hanno puntato a fare un JavaScript, cioè a fare lavorare col JavaScript nativo. Quindi è buono, non dovete imparare qualcosa che poi sono tecnologie nuove e buttate. Gran parte delle cose che vedrete nel codice e che imparerete di base è il linguaggio JavaScript. Una piccola presentazione, una piccola disclaimer. Nella presentazione c'è scritto che parleremo anche di ES6. Perché? Perché è figo, perché è bello, e perché vi permette di sviluppare un codice migliore quando scrivete il codice JavaScript. Perché io che vengo fondamentalmente dal back-end, sono abituato a sviluppare, basta che il mio server è compatibile e tutto funzionerà bene sul mio server il codice. Sul front-end non funziona così, perché abbiamo i browser che vengono usati dagli utenti che non sempre sono gli stessi, c'è un problema di frammentazione, non sappiamo che versione usano. Come ha detto una volta un spettatore di una presentazione di una persona che sta seduta lì, il front-end è veramente un brutto posto. Ha usato un'altra parola, però dico un brutto posto. Quindi, per essere così, diciamo che S6 ci dà tanti vantaggi, perché lo rende un linguaggio più amichevole, più carino. Però c'è un problema, come ho detto, S6 non funziona comunque, anzi funziona quasi su molti browser, ancora non funziona al 100%. E S7 peggio ancora. Come facciamo? Esistono dei software, in questo caso useremo Babel, che fa una traspilazione, credo in italiano tutto bene, e cosa fa? Trasforma il nostro JavaScript S6 scritto in un certo modo in un JavaScript che i browser possono comprendere, e quindi ci permette di usarlo anche su computer più vecchi, ma non mi ricordo la compatibilità con i browser, però è abbastanza buona. Vediamo alcune cose di S6 che possiamo usare anche se i browser non supportano, perché Babel ce lo trasforma in un linguaggio comprensibile ai browser. Vediamo le funzioni arrow, perché sono cose che uso nella mia vita lavorativa di tutti i giorni e che mi semplificano e migliorano la scrittura del codice. Non so se saprete un po' di programmazione funzionale, qualcuno ha mai sentito parlare di programmazione funzionale, functional programming, se vogliamo dire in inglese o qualcosa del genere? Ok, siamo a tre persone, insomma. Va bene. Fondamentalmente noi siamo abituati a scrivere una funzione con in JavaScript un function, parentesi tonde, parentesi graffe, il nome del metodo, eccetera eccetera, ed è una cosa molto verbosa, c'è molto codice che non ci serve. Con la funzione arrow, che non è un principio della programmazione funzionale, però è un qualcosa che ce l'abilita, ce la facilita, per scrivere una funzione dobbiamo fare semplicemente una cosa del genere: verrà i parametri che servono, quel simboletto indica che questa è una funzione. Quindi la scrittura è molto più riassuntiva, molto più breve, e questo ci permetterà di scrivere del codice migliore, scrivere di meno e quindi avere meno codice da mantenere. E questa è una cosa che sto usando spesso, perché poi nascono tutta una serie di API e funzionalità a supporto, come per esempio se voglio fare quella del tutto maiuscolo in JavaScript normale, devo scrivere un sacco di roba, lo scrivo array.map. Map è una funzione che, dato una input, ne restituisce un altro, trasforma, quindi applica una funzione di trasformazione in uppercase, non scrive ancora return, e da questa funzione otterrò un array con scritto ABC. Quindi viene molto comodo scriverlo, perché sicuramente scrive di meno. Per soprattutto chi ha programmato in JavaScript ha sofferto il DIS, perché il DIS non funziona come gli altri linguaggi di programmazione, c'è tutto un ragionamento strano che il DIS è chi è, proviene da chi era chiamato, è un giro un po' lungo che non vi sto che spiegare. Se usiamo la funzione arrow, il this è quello che ci aspettiamo, è l'oggetto corrente, quindi ci rende la vita più facile. Abbiamo il concetto di classi, che chi come me viene dal mondo Java fondamentalmente amerà, perché può organizzare il codice in modo migliore. Perché? Perché possiamo andare a dividere il nostro software in tanti classi differenti, non dobbiamo avere dei file che hanno delle collezioni, insiemi di funzioni dove non si capiva niente, ma abbiamo un'organizzazione coerente e buona del nostro codice. Nella versione nuova hanno anche aggiunto concetti di ereditabilità più complessi, al momento sono abbastanza semplici, però abbiamo una classe abbastanza classica con i nostri cari metodi scritti in JavaScript, e tutto ciò è molto bello. Possiamo avere i moduli, quindi se chi ha lavorato in Java fondamentalmente o in altri linguaggi, possiamo avere dei package composti da diverse classi al cui interno sono contenute le funzionalità, dei metodi, altre classi e così via, e le possiamo importare all'interno del nostro codice usando una funzione di import. Qua ci sono degli esempi, non so se sono davanti, non so se vedete, e questo ci permette di avere, di non, appunto, non avere un unico file JavaScript o pochi file JavaScript enormi, ma avere
tanti file, quindi andare a dividere il nostro codice in maniera coerente e organizzarlo in un modo migliore. E tutto questo ci è dato da, fondamentalmente, da S6 più altre librerie che sono state utilizzate negli anni, come può essere Require, su cui che ne ha trovato all'interno. E cosa succede? C'è anche un sacco altro di robe, sono le Promises, che non mi sto per spiegare. Abbiamo un text template, non dobbiamo più concatenare la stringa, ma possiamo creare stringhe con un templating direttamente nativo nel linguaggio, cosa molto comoda chi fa front-end. Quella cosa lì che vi permette di scrivere meno codice, insomma, così, per lavorare con le funzioni. E se volete, se siete interessati, sotto, non so se si vede, c'è il link, poi trovate le slide, penso, sul sito, cioè di lì, c'è il link con tutte le feature di S6. Cioè S7, che adesso è ancora un po' in discussione, aggiunge nuove feature, tipo chi programma in Java o .NET le annotazioni. Avevano le annotazioni anche in JavaScript, però poi ve lo evito. Ok, torniamo a React. Spam. Questo è, come appare, un semplice Hello World, o un po' di più, meglio di Hello World, in React. Fondamentalmente, se non vedete sotto, ve lo aggiungo, aspetta. È un po' più su. Non cambiamo granché, comunque. Allora, cosa vediamo? Vediamo un import, importiamo React. È l'unico import di cui abbiamo bisogno per usare React. Cosa abbiamo? Abbiamo la definizione di una funzione che viene esportata. Questo non ve l'ho fatto vedere prima, quando faccio un modulo devo esportare le funzioni che sono visibili all'esterno del modulo. Quindi la mia classe è visibile all'esterno del modulo ed è la classe di default. Quindi quando io importo il modulo, di base lui mostrerà Hello Example. Estende React Component, dice che è un componente di React. C'è un costruttore, come abbiamo spesso in linguaggio di programmazioni, dove abbiamo un super, nelle cose che spieghiamo a breve, abbiamo un metodo che gestirà il cambio di stato di un semplice input, e sotto vediamo una cosa che a molti fa storcere il naso. Zoom. Okay. Abbiamo praticamente un metodo che si chiama render, che è un metodo default, standard, si chiama sempre così, che ritorna dell'HTML, che in verità non è HTML. È un linguaggio che si chiama JSX, che ci permette di renderizzare una componente del nostro UI nella pagina. Perché questa cosa? No, partiamo direttamente con un esempio pratico, una cosa un po' insolita. Perché questa cosa? Perché su React, uno dei problemi fondamentali che ci va a risolvere, che tutti noi soffriamo quando facciamo su front-end, è andare a creare dei componenti riutilizzabili nella nostra applicazione. In 15 anni, ogni volta che cambio lavoro, la prima cosa che mi chiedono: dobbiamo fare questa applicazione, molte parti si assomigliano, dobbiamo fare dei componenti utilizzabili che poi le persone li utilizzano, perché non è che mi devo rimettere ogni volta a disegnare la tabella o fare cose del genere. Con i vecchi stack tecnologici in front-end dovevo farlo, fondamentalmente potevo fare ben poco. Adesso no, perché posso creare il mio componente che è autoconsistente, lo vediamo sopra, questo qui è un componente che vado a usare, cioè la mia classe autoconsistente, e posso fargli tornare direttamente il, diciamo, template, anche se chiamalo template è molto improprio, che lui andrà a renderizzare. Adesso lo vediamo nel dettaglio. Andiamo avanti. Allora, come abbiamo detto, qua abbiamo il component, la dichiarazione del component, quindi questo di base serve a dire che questo è un componente di React. Perché? Perché possiamo creare tutti i componenti che vogliamo e metterli assieme. Negli esempi che vediamo più avanti, vediamo che io questo, il nome della classe che ho dato, lo posso usare con un tag all'interno del template JSX che vediamo sotto. Quindi, qua c'è un metodo obbligatorio, ok, e questo è JSX, questo l'abbiamo visto prima, quindi vado avanti. Ok, aspettate, faccio un attimo un salto. Salto un attimo qua direttamente, poi do un attimo indietro. Cosa abbiamo con JSX? Con JSX siamo accorti che il problema di chi sviluppava front-end non era tanto l'HTML e il JavaScript, era il DOM. Il DOM che cos'è? Il DOM è il nostro documento HTML su cui stiamo lavorando, detto molto semplicemente. E quindi cosa siamo accorti? Che come lo trattavamo prima con le librerie precedenti, tipo jQuery, non andava bene. Non andava bene perché DOM non si prestava ad essere utilizzato, non si prestava a renderizzare soltanto alcuni componenti quando cambiava lo stato di qualcosa all'interno della pagina. Ci sono tanti problemi e l'utente, anche jQuery e simili, perdeva il controllo sul padrone, perdeva il controllo di quello che stava cambiando. Quando io cliccavo un bottone, lanciavo un'azione che mi andava a modificare il DOM, andando a modificare il documento della pagina. Non avevo una visione concreta e reale di quello che stava succedendo all'interno della pagina. E spesso facevo dei casini.
Per risolvere questa cosa, loro hanno eliminato la gente DOM, hanno inventato questa cosa che si chiama Virtual DOM, che c'è anche un qualcosa di simile che stanno standardizzando, che si chiama Shadow DOM, ma di cui non parliamo oggi. E quindi hanno detto fondamentalmente, io il DOM vecchio non ce l'ho più, c'ho un nuovo DOM, che vado a trasformare con dei metodi differenti. E quindi, cosa vado a fare? Posso fare quello che voglio, posso creare nel DOM anche cose che il DOM oggi mi permette di fare, come usare le componenti custom, che è praticamente, vediamo, attendo che vedo dopo. Ok, quindi posso creare le componenti custom, quindi questo è lo componente che ho usato, lo posso usare in un'altra parte della mia applicazione usandone semplicemente il nome. Andiamo a vedere un'altra cosa che cambia fortemente React, è il concetto. Come ho detto prima, io non vado più a modificare l'elemento HTML, io non modifico mai l'HTML della mia pagina, non posso nemmeno farlo su questo pentiero, in verità lo posso fare, ma è vivamente sconsigliato. Infatti, se voglio inserire l'HTML nella pagina, il metodo si chiama dangerous HTML qualcosa, perché è pericoloso, non si fa. Loro fanno un concetto differente, hanno il concetto hanno inserito il concetto di state e props. Quindi cosa vuol dire? Io ho un modello, un oggetto, quindi un oggetto con proprietà e valori, che va a mappare lo stato della mia pagina in quel dato momento. E io non cambio mai la pagina direttamente, questo è il concetto base su React, fondamentalmente questo. Non cambio mai lo stato del DOM della pagina, ma cambio lo stato di questo oggetto e la renderizzazione varierà in base al cambiamento di stato di questo oggetto. Se vediamo questo esempio, possiamo notare che nel metodo render, ok, allora, nel metodo render, qui faccio riferimento a una cosa che si chiama this.state.name, per quell'esempio capirete un po' meglio. E che succede? Che quando vado, questo qui appare un hello, cioè un div che contiene hello, quando ho l'input con un change, this.handle change, non mi fa, cambiami, non fa document.getElement by D o qualcosa del genere, ma mi fa semplicemente this.setState.name, quello che io chiamo qua, e ci assegna il valore che mi arriva dall'input. Quindi non sono andato a cambiare HTML sotto direttamente, ho cambiato lo stato dell'oggetto che poi viene rappresentato in HTML. Quindi io se uso un strumento di debugging della mia applicazione posso vedere quanto varia il mio stato e posso capire la mia applicazione cosa sta renderizzando in quel momento. E se c'è un campo che non mi trovo, lo vedo dallo stato perché c'è quell'informazione. Non so come mai mi è cambiato il valore di quell'input, cosa è successo, chi ha cliccato cosa, quale evento è partito, quale catena mostruosa è partita. So che quel componente sta visualizzando quell'informazione perché lo stato ha quel valore e vedendo dove uso il this.setState mi è facile capire che l'ha cambiato andando in debug o usando tool apposta che mi mostrano come è cambiato lo stato. Che succede poi? Ovviamente posso usare i componenti gli posso passare delle proprietà. Le proprietà come gliele passo? Gliele passo usando nel tag, praticamente come... Aspettate, allora non so se si vede bene, perché io qua vedo un po' male, quindi penso anche voi. Ok, siete qua, questo è un componente che si chiama hello, name è il nome della proprietà, so che si legge, per qua vicino l'ho un po' sfocato. Name è il nome della proprietà e ci vado a passare il cambiamento lo stato. Quindi al mio componente gli ho dedicato una proprietà. La proprietà si chiama name, gli passo il valore dello stato, questo è immutabile, le proprietà non possono cambiare, mentre lo stato può cambiare. Quindi, un attimo di qua. Immaginate che voi avete la vostra pagina che è composta da tanti componenti, immaginate che la pratica vuole che ci sia uno stato sopra che va a cambiare le proprietà dei componenti sotto. Quindi che succede? Che lo stato che cambia nel padre va a cambiare gli elementi visualizzati dai figli, passandogli le proprietà che non possono cambiare, che sono immutabili. Quindi questo mi permette di avere il controllo di quello che mostra l'applicazione e avere tanti componenti che comunicano tra di loro e quindi avere appunto un riutilizzo. Poi, una piccola nota, ok, vabbè, posso, le proprietà che vengono usate dal mio componente le posso dichiarare usando i prop types, questa sintassi. Quindi se io ho un id intelligente, dico intellij lo fa, quando vado a usare il componente mi suggerisce quali sono le proprietà che posso passare a quel componente, che è una cosa molto utile perché ne velocizza lo sviluppo. E posso passare anche addirittura funzioni che mi vanno a validare il tipo di proprietà che ci sto passando. Ok, il Virtual DOM ci garantisce anche un'altra cosa, che quando renderizzo la pagina, perché io sto sviluppando un'applicazione, un'applicativa ricca, piena di contenuti, piena di widget, piena di elementi che cambiano in base a chiamate Ajax. Quindi, se vado a rifresciare una volta la pagina, è pesante, è noioso,
lui, il virtual domain, garantisce che mi va a refreshare soltanto la parte di HTML che mi interessa, me lo fa lui per me, non devo essere io a dire refreshami questo pezzo, e me lo fa in maniera performante, perché il problema è che se io mi facessi questa cosa da solo, seguo le performance di trasformazione dell'HTML. Spesso le sviluppate in Angular, un'altra tecnologia per front-end, ha avuto problemi di pesantezza di ricaricamento della pagina. Vi posso garantire che React, sul applicativo su cui facciamo noi, che è un applicativo molto compresso, pieno di roba, è veloce, risponde subito, la pagina, gli elementi della pagina si aggiornano velocemente. Ok. Vediamo la demo, così mettiamo un pochettino di esempi. Allora, questa presentazione nasce da una presentazione più vecchia, in cui la demo veniva fatta partendo da un progetto che avevamo fatto noi, che permetteva una base del progetto scritto con React. Questa è la demo vecchia, che trovate anche su GitHub, alla fine c'è il link, ma i tempi cambiano, le cose cambiano, e esistono progetti migliori di quelli che abbiamo fatto noi. Quindi usiamo come partenza del nostro progetto NVB, che ci permette di avere già una base del nostro progetto React. Lo potete installare tramite NPM. NPM è un package manager per Node. Se non sapete cos'è Node, Node è praticamente un interprete che permette di eseguire JavaScript su un server, fondamentalmente su un computer, ed è basato sul motore di Google V8. Quindi molte persone, molti utenti stanno cominciando a usare JavaScript anche sul backend e testo Node, e permette anche di fare applicazioni desktop, e poi un vero e proprio linguaggio di. Diventa anche un'informazione non soltanto client ma anche, diciamo, desktop e server. Facciamo quel comandino per installare NVB, che è un client, e creiamo la nostra applicazione scrivendo NVB new React app, new today è il nome che ci ho dato, e poi ci posizioniamo nella cartella. Fatto questo, la facciamo partire. Visto che per scaricare da NPM, a parte la connessione internet, ci mette un sacco, l'ho già fatto a casa, quindi l'abbiamo già fatto, e se esco e vado su una cosa più consona per questo evento, che è un terminale, anche se il computer è basato su SX, ma comunque sempre un FreeBSD c'è dietro, quindi ci siamo quasi, vediamo che mi basta lanciare questo comando lanciato prima. Mi basta lanciare npm start, e che succede? Mi parte un server di sviluppo praticamente sulla porta 3000. Ok, mi è partito un server di sviluppo sulla porta 3000. Se vado a aprire il mio Chrome e faccio un F5, aggiorno la pagina, parte questo qui, è quello che di base vi farà vedere dopo lanciare quel comando. Avete già un'applicazione pronta con già dei file pre-solder creati, pronti ad essere modificati. Com'è l'applicazione che lui mi struttura? Ve la faccio vedere molto velocemente. La parte scomparisce dopo un attimo. Faccio vedere molto velocemente. Allora, vi creo una cartella. Node modules sono praticamente librerie che ha scaricato il package manager. Perché io posso usare nel mio progetto anche librerie che scarico esternamente. Perché ho usato Maven in Java. Fondamentalmente sono librerie che sono su repository remoto, di cui io non ho competenze e controllo, su cui la gente pubblica librerie di progetto open source, che io posso includere direttamente senza scaricarmi lì aprendo il browser, ma semplicemente aggiungendole in un file che si chiama package.json, eccolo qua. Allora, qui vado a mettere dipendenze che vado ad usare. Queste qui sono quelle che lui mette di default. Come vedete abbiamo React e React DOM. Vabbè, poi NVB per dipendenze di sviluppo. Poi, dei vari file che ci interessa la cartella SVC. All'interno della cartella SVC vedremo, creato il progetto da zero, tutto quello che vediamo in questa cartella, tranne example, che è la cartella che ho per gli esempi. E quello che lui sta facendo sta... Vediamo il nostro file HTML un attimo. Il nostro file HTML non contiene praticamente nulla, come potete notare, è semplicemente una pagina HTML in cui c'è un div con il DApp. Questa è l'unica cosa che ci serve. React andrà a posizionare la nostra applicazione all'interno di quel div. Come fa? Vediamo qua. Lo fa tramite il file index.js, che è il primo file che aveva eseguito quando lanciamo l'applicazione. E che fa? Vedete? Import index.css. Importiamo anche il CSS. Non abbiamo bisogno di fare cose strane per metterlo o metterlo in pagina, quindi possiamo avere il CSS del nostro componente. Importiamo React, perché è l'unica cosa che ci serve. Importiamo render da React DOM, che è una cosa che è stata aggiunta nelle successive versioni di React e serve per trattare il DOM.
importiamo app da punto app, che è la nostra vera applicazione, e gli diciamo questa funzione render il card app, quindi il nostro componente, all'interno di document.wayselector app. Quindi diciamo, fai parte della nostra applicazione e mettila lì dentro. Vediamo che contiene il file app. Il file app non contiene niente di assurdo, ma contiene fondamentalmente quello che abbiamo visto nella pagina. Vedete? Contiene un metodo, vabbè, qui non viene usata la sintassi S6, viene usata la sintassi standard di React, ad esempio, KBKEA, che a me non piace tanto perché è un po' soffocante e non molto utilizzabile, non sono un grande fan di queste sintassi. Comunque, vi crea il div, normalissimo, apparentemente normalissimo HTML, anche se un occhio attento noterà che c'è qualcosa di strano. Quando noi facciamo HTML, l'attributo si chiama class, non class name. Questo qua ci fa intendere che questo è un finto HTML, che in verità viene poi trattato da React e viene trasformato in un HTML reale. Cioè, qualcuno ha avuto problemi con questa cosa dell'HTML fatto così? Personalmente non c'è mai avuto nessun problema, perché gli attributi sono tutti implementati, non so se qualcun altro... Tu lo usi, anche tu, non ho avuto problemi in questo. Però c'è gente che si è lamentata, io personalmente no. Infatti sono tool per trasformare l'HTML normale in JSX, ma li ritengo abbastanza inutili personalmente. Vediamo alcune cose. Alcune cose, ok, diverse, vediamo col prossimo esempio. Prendiamo il nostro esempio così lo capiamo meglio. Allora, quindi, riapriamo il nostro index.js. Adesso qui, al posto di app, ci aggiungiamo anche altri import, che ho scritto precedentemente qui. Oggi il mouse ha deciso di abbandonarmi un po'. Ok, incominciamo dall'example, quindi mi copio il mio example, lo sostituisco a questo pezzo qui, salvo. Avverte che è la versione di prova, salvo. Faccio, aggiorno la pagina, e questa, ok. E passo il mio esempio. Scrivo qua dentro il mio nome, Davide. Me lo sto scrivendo anche sotto. Come ho implementato questa cosa? Vedete che il codice è veramente semplice. Questo è il codice che quello abbiamo visto prima nelle slide. Questa cosa è il costruttore. All'inizio va a dare un valore di default per stato, che è punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo. Sotto c'ho il mio componente con scritto hello il mio nome, handle change. Quando cambio lo stato, mi cambia la query da sotto. Quindi non vado, come ho detto prima, a cambiare direttamente o fare document.getElement. Io se questa qui la sposto da un'altra parte, o a posto di hello, scrivo, per esempio, ciao, salvo, adesso è scritto ciao, se vediamo il terminale, vediamo che lui non si è visto spesso, metto un punto, un punto esclamativo alla fine, e vi faccio tutti e due, così vedete una cosa interessante. Quando scrivo ciao, salvo, lui si accorge in automatico del cambiamento, ricompila e se torno sul mio browser è successo qualcosa di strano, c'è scritto ciao Davide, io non ho aggiornato la pagina, c'è una web socket all'interno del browser che gira e si accorge che io ho cambiato la pagina, quindi mi fa questo lavoro per me ed è già un plugin che è già implementato in tutti, praticamente tutti i bootstrap, tutte le cose, tutti i progetti iniziali e cominciati per React, e quindi è successo, diciamo, un po' di magia, perché quando sviluppo per me è più comodo, perché me lo metto sul monitor al fianco, sviluppo e vedo in tempo reale le modifiche che sto portando. Ha mantenuto anche in questo stato. Poi, allora, andiamo a vedere un esempio un pochino più complesso. Qui sull'index uso hello component example. Salvo. In questo caso, visto che ho modificato l'index, in verità devo riavviare la pagina, ma comunque cambierà poco. Ok, poi c'è scritto hello Valentino come iniziale. Andiamo a vedere un pochettino Hello Component Example. Hello Component Example, se vedete, inizialmente lo stesso codice di prima, c'è un import di un componente che si chiama Hello. Sotto vado, mi sono creato un nuovo tag HTML, diciamo, dell'HTML, che si chiama Hello, e gli ho passato a lui il name, il cambio di stato. Quindi non lo faccio più come facevo prima, che tenevo un div, ma c'è un componente che fa mio e che può fare cose, e quindi quando vado poi a manutenere il codice, devo fare questo componente, lo posso utilizzare ovunque. Quando vado a manutenere il codice non devo toccare questo file, ma il file che ci ha implementata la logica del componente. Quindi quando si lavora in team è una cosa molto buona. Se andiamo a vedere un attimo questo hello, come è fatto? Hello.js, OpenWind. Vediamo che tranne la parte iniziale, diciamo, che abbiamo sempre, il costruttore, eccetera, eccetera, vediamo dei metodi che vi spiego da un secondo.
vediamo che c'è più o meno quello che c'è scritto dall'altra parte, con alcune cose che vi spiego proprio live. Cosa abbiamo? Alcune cose strane. Questi due metodi, component will mount e component did mount. Nel nostro componente abbiamo un life cycle. Questo life cycle è composto da fondamentalmente diversi metodi, questi sono quelli più importanti. Component will mount viene chiamato prima che il componente viene montato, quindi che viene mostrato, che viene cominciato a renderizzare. E posso farci cose come inizializzazioni, chiamate Ajax o cose di questo genere. Component did mount viene chiamato quando il componente ha finito di renderizzare. E posso fare altre cose come loggare in debug, lanciare eventi, fare cose che mi servono e vengono fatte dopo. Il component will mount, per esempio, spesso senza usare framework che si semplificano la librerie che si semplificano la vita, io lo uso per fare le chiamate Ajax. Quindi quando viene renderizzato il componente, lì si sa anche con jQuery, perché no? Il classico $.get in JSON, faccio anche un piccolo esempio poi live, però. Brava, brava. Allora, ho usato la sintassi dell'auto per vedere questo get.json che in jQuery prima non ti conosciamo, then esegui questa funzione. Quindi vado a fare qui dentro. Lì dentro cosa andrò a fare? Probabilmente andrò a cambiare lo stato. Per esempio farò io dell'oggetto JSON che mi torna nello stato set mia name a.name, per dire una cosa semplice. Questo qui cambierà lo stato e quindi mi andrà a cambiare quello che c'è scritto sotto. Come vedete, il codice è molto semplice, perché chi ha sviluppato in front-end sa che questa cosa normalmente sarebbe abbastanza complessa. Vediamo un pochettino se l'esempio è partito. Ok, vabbè, scrivo, me lo scrivo semplicemente in rosso. Perché me lo scrivo in rosso? Perché anche qui gli stili, un'altra differenza, lo style non è una stringa ma è un oggetto. Questa cosa è finita il tempo, sono una sveglia. È il tuo tempo. Ah, è il mio tempo, ho quasi finito comunque. Questa cosa qui è un oggetto, quindi mi permette di costruire gli oggetti che rappresentano lo stile e iniettarlo nei vari componenti che mi serve. Dove mi serve, quindi. Faccio giusto un altro esempio e poi abbiamo finito con gli esempi, quasi la presentazione. Come notate, questo a destra del from è proprio dove è il file. Il file è nella stessa cartella, quindi importello from, non conta, quello a sinistra è come un alias che io sto dando al file JavaScript che sto importando. Allora adesso, se scrivo il mio nome qua dentro, se non ricordo male. No, vabbè, questa altra demo ve la salto perché il tempo è un po' stretto. Torno un attimo sulle slide. Allora, ma React non è soltanto questo. Questo è l'altro esempio. Ah, se ho bisogno di fare riferimento direttamente agli elementi all'interno del mio JSX, lo posso fare, ma con questa sintassi. Associo un attributo che si chiama ref, ref my input, this.ref, quindi lo faccio così. E adesso vedo i metodi che c'ha, non i metodi dell'HTML del DOM, ma vedo i metodi che c'ha il mio componente, quindi posso anche creare dei metodi sul componente e richiamarli. Tipo, che so, posso, non lo so, qualcosa che mi fa qualche loggata, posso creare metodi tranquillamente, quindi ho una struttura molto variegata. Esistono delle architetture che si sono creati, in Facebook usano una cosa che si chiama Flux, che serve a gestire l'applicazione, il flusso di applicazione, che a me personalmente non piace perché lo trovo molto complesso. Redux è un po' meglio, e c'è questa cosa molto carina che è il Time Traveler, c'è il Time Traveler, che se cercate per vedere sul sito, su GitHub, per vedere una GIF, per vedere come cambia lo stato, e quindi potete vedere proprio la vostra applicazione come cambia in tempo reale. Anche su mobile, la stessa sintassi che abbiamo visto la possiamo usare anche su mobile, perché uno dei slogan di React è learn one, write everywhere. Imparate un linguaggio, una sintassi, scrivetelo ovunque, sia su client, desktop, su mobile. Sono sicuramente tantissimi progetti, e su nativo, a differenza di altri, su mobile, a differenza di altri progetti, non vi fa un'applicazione finta nativa, in genere del vero codice nativo, di una vera applicazione nativa praticamente, e quindi ci permette di avere look e feel e un tempo di risposta applicativo molto migliore rispetto ad altre soluzioni basate sul PhoneGap o Cordova, che dir si voglia.
Questi sono un po' di link e risorse, sono diversi video che saranno sicuramente più esaustivi di quello che ho fatto io in questa breve presentazione, anche con, come package manager, solo web, alcune cose che non ho detto che vengono usate di base, ormai sono standard di fatto nel mondo di React, anche se non obbligatorie, qui ne trovate una lista abbastanza lunga. Grazie a tutto, qua trovate l'esempio con la libreria vecchia, non con NVB che abbiamo visto nella demo. Poi vi consiglio di usare NVB perché funziona meglio. Ho finito. Se hai domande, grazie. Ci sono domande? Ecco, vai. Sì, perché in fondo è una libreria JavaScript, però non ti conviene, perché di tutto non puoi usare S6, che React in connessione con S6 è una delle cose principali, però tu potresti anche importare nel top della pagina i tuoi file JavaScript e utilizzarlo, però non ti conviene, perché facendo così tu hai tutti gli altri vantaggi che ti dà Babel, come c'hai la compressione del codice, il codice che ti genera Babel, tramite sempre plugin, eccetera. Non è il file JavaScript così come viene fatto, ma è già compresso, ottimizzato, quindi occupa meno spazio, per fare lo split delle dimensioni del file, perché tu hai un'applicazione, una rich internet application, molto, una single page application, hai pagine molto grandi, un sacco di JavaScript, lo puoi anche splittare in base a dove si trova l'utente. Quindi puoi fare tante cose che non ti conviene. Adesso. Voglio dire una cosa? Sì. Tu dici si possa fare anche applicazioni desktop? Sì. Allora, le applicazioni sul desktop funzionano tramite dei progetti tipo Electron, non mi ricordo quanto sul conto, vabbè, tramite Electron fondamentalmente, che sono dei container delle applicazioni. Quindi loro non ti fanno le chiamate Ajax, le fai sempre con la chiamata Ajax normale o col metodo fetch, che è un metodo nuovo delle API che viene consigliato l'utilizzo, e non c'hai problemi di cost domain perché te li ignora. Quindi fa chiamare qualunque dominio, qualunque cosa, quindi non hai di questi problemi. Le applicazioni desktop in verità sono finte applicazioni desktop, perché in fondo sono sempre applicazioni web che girano dentro un container, dentro un web view sul desktop. Anche se non erro, sono dei progetti per Ubuntu sicuro, mi sembra anche per SX, che ti fanno l'applicazione nativa. Perché Ubuntu è quello, il linguaggio con cui tu scrivi una cosa, che poi viene traspilato in qualcos'altro. Il concetto di base è questo. Per questo learn one, imparane uno, e poi scrivi ovunque, perché con il meccanismo del transpiler ti permettono di avere una destinazione differente da quella su cui tu hai sviluppato inizialmente. Ok, altre domande? C'è dell'altro? Sì. Quello è un oggetto JSON, torno velocissimamente indietro. Allora, è un normalissimo oggetto JSON, no? In cui qua puoi mettere color, virgola, font size. La prima cosa che in CSS usi il trattino, poi usi il camel case, quindi scrivi font piccolo, size con S maiuscolo, e poi scrivi quello che vuoi. Poi niente ti vieta di avere un CSS esterno normalissimo, importarlo sopra e usarlo tramite il class name, quindi class name uguale al nome della classe, non potete usare id. Sì. Se io ad esempio volessi far interagire delle variabili con il database come MySQL, che magari ho salvato all'interno del codice JavaScript, posso farlo sempre chiamando uno script PHP? Puoi chiamare uno script? Allora, l'idea migliore sarebbe avere un backend che ti fornisce un API REST, quindi un API che ti fornisce un JSON. Cioè REST, o che comunque ti fornisce un API che ti fornisce un oggetto tipo JSON. Quindi tu hai un API che chiami tramite jQuery o fetch, o una delle due, o quello che preferisci, poi è una chiamata ad un servizio, questo servizio ti restituisce dei dati e tu li setti nello stato e di conseguenza li indirizzi nella pagina. Quindi puoi avere un'applicazione PHP. Puoi avere un'applicazione PHP che ti espone un API, ti espone dei servizi web. Quella è la soluzione migliore. Le cose comunque sono facilmente mischiabili, non so se esistono bootstrap di progetti PHP, React, o comunque... Anche devo una curiosità, perché sì. Pensate, non ho mai quello del JavaScript, posso anche richiamare lo script PHP e poi lo posso passare? Sì, onestamente non sviluppo PHP, quindi non so come si fa, però è JavaScript, quindi lo puoi fare. Cioè, ti dico di base di sì, magari devi vedere un po' come fare, ma
JavaScript base, non ci sono strati di cioè livelli di astrazione particolarmente complessi che ti vanno ad inibire alcune operazioni, è JavaScript. Punto. Posso usare qualunque libreria, uso jQuery, addirittura leggo la documentazione che uno potrebbe usare Angular usando parti di React, anche se non avrebbe senso, però posso usare, posso fare quello che voglio. Ok, altre domande? C'è dell'altro? Ok, allora ringraziamo Davide per il suo intervento e adesso ci prendiamo 10 minuti di pausa, ci facciamo una bella pausa caffè e riprendiamo tra un po' con gli ultimi due interventi della giornata.